In vasca si potrà tornare dal prossimo 25 maggio, stando al decreto rilancio, ma Sulmona si appresta a un passaggio ulteriore, il cambio della gestione. La Roma Nuoto, dopo la pronuncia del TAR Abruzzo che ha rigettato la domanda cautelare del centro nuoto di Sulmona, si prepara a prendere in consegna l'impianto natatorio. Il conto alla rovescia iniziano da tempo con gli atleti che invocano il ritorno in vasca, sospeso dallo scorso febbraio in concomitanza della fase 1 dell'emergenza, ma la riapertura della piscina è legata al passaggio di consegne tra i due gestori. In questi giorni vanno avanti summit e incontri a Palazzo San Francesco. Il centro nuoto Sulmona, da quando si è appreso, attenderà l'udienza di merito del TAR che dovrà pronunciarsi sul ricorso depositato. Il rigetto della richiesta di tutela cautelare nel frattempo ha spianato la strada ai romani che possono insediarsi e far ripartire le attività e consentire ai numerosi atleti di beneficiare di una disciplina sportiva che, come le altre, risente dell'effetto lockdown. Noi dal lato nostro, con anche il rigetto del TAR da parte del ricorso che aveva fatto il Centro Nuoto Sulmona, non appena sarà possibile vorremmo aprire con entusiasmo il centro natatorio, anche per dare un segnale di ripresa per tutti quanti, visto questo blocco di quasi 3 mesi che c'è stato a causa del Covid. È per questo motivo che la società da più di qualche settimana si sta in contatto con gli uffici comunali competenti per, alla luce anche appunto del protocollo e delle disposizioni governative che stiamo aspettando, per poter aprire in massima sicurezza, perché chiaramente da un lato siamo molto volenterosi ed entusiasti a aprire e far ripartire l'impianto. E chiaramente per tutti i ragazzi che oggi Certo. stanno senza attività da tanto tempo. Dall'altra parte, chiaramente vogliamo attenerci con rigore ai protocolli e alle disposizioni governative per fare attività, sport, ma chiaramente in sicurezza. Così ha dichiarato il presidente di Roma Nuoto Nicolò Cristofaro in un'intervista rilasciata a Onda TG lo scorso 15 maggio, disponibile nella versione integrale sulla nostra piattaforma YouTube. I romani quindi spingono per il rapido passaggio di consegne, fermo restando il rigido protocollo di sicurezza varato dal governo per la riapertura degli impianti.